io non ho mai sentito. Beh. Cioè, ci sono guanti bianchi tra Renzi e Berlusconi, il che fa pensare male, fa pensare che questo voto utile al, sì, Partito Democratico e ai suoi alleati sia utile per fare un'alleanza con Berlusconi. Beh, l'altro giorno ai nostri microfoni Matteo Renzi non è stato affatto tenero con Silvio Berlusconi, l'ha abbastanza canzonato, sì. Ma io su Salvini, Presidente, però le alleate, anzi Emma Bonino e la ministra Lorenzin parlano di larghe intese, certo. No, adesso torniamo a questo, le volevo chiedere solo un'ultima cosa su Matteo Salvini, ma lei, secondo lei Salvini, più che camicia verde ormai è camicia nera? Si può dire o no? Beh, adesso io non parlerei in questi termini. No. A differenza sua, non mi esprimo appunto per semplificazioni eccessive. Penso che però Matteo Salvini non disdegni, diciamo, quella parte di elettorato e cerchi di accaparrarsela come può con una narrazione. Chiaro. Certo. Poi ha detto Mussolini ha fatto anche cose buone, ma lei ci andrebbe a mangiare una pizza al di là della politica con Matteo Salvini per così adesso, far due chiacchiere così. Guardi, allora io ho poco tempo libero, quando ce l'ho dopo le elezioni. Mi scelgo bene gli amici, niente pizza con Matteo Salvini. Senta, torniamo al centro-sinistra però, Presidente. Lei ha detto, rispondendo a Renzi, che comunque ha escluso le larghe intese, sia Renzi che Berlusconi in questa fase dicono l'uno mai col PD, l'altro mai con Forza Italia. Lei è invece ancora convinto che in realtà questa sia la prospettiva post 4 marzo? Allora Giannini, io lo so che questa è una domanda, come dire, che catalizza molto l'attenzione degli analisti politici, però guardi, qui siamo in una situazione in cui ancora il 40% degli italiani non sa che cosa voterà, quindi fare queste previsioni mi sembra un po' azzardato. Io al momento non... No, ma io parlo di intenzioni, più che previsioni parlo di intenzioni dei protagonisti, no? Adesso... Ma come ho detto, a me sembra che appunto... il PD e Forza Italia in qualche modo diano prova di non sfiorarsi troppo anche nel dibattito pubblico, e questo ai maligni fa pensare che forse c'è già un'alleanza.